Ciao a tutti, come avete visto oggi provo le pirouette. Nello specifico vi insegno la frenata a pirouetta, che è questa qui. Questa frenata serve per fermarsi a bassissime velocità, in spazi brevi. È molto divertente. Ora la andiamo a vedere passo passo. Per frenare a piroetta è fondamentale riuscire ad aprire i pattini con le punte aperte a papera. Da questa posizione, con il corpo centrale, riesco a girare sul posto. Questo giro provoca un attrito sulle ruote che fanno rallentare. Dobbiamo avere una grande forza a tenere questa posizione. Quindi dobbiamo prima allenarci un po'. Ad esempio, qui ho la mia balaustra che vado ad utilizzare e parto a provare una posizione aperta a papera. Proverò degli esercizi che mi portano piano piano ad aprire le punte. Devo aumentare l'elasticità della mia muscolatura, avere più mobilità con le articolazioni, quindi adesso sto ad esempio passeggiando per rilassare mettendo i pattini pari e mettere in allungamento con le punte aperte a papera i miei pattini. Sempre con questa apertura a papera vado a effettuare dei piegamenti verso il basso, allontanando i pattini tra di loro. Questi piegamenti mi portano a un equilibrio maggiore quando scendo, cosa che può venire utile se la mia frenata piroetta è molto veloce. Vado anche a disegnare i primi cerchi, semicerchi in questo caso, che mi porteranno a fare tutto il giro della frenata piroetta. Quindi mi tengo ben saldo con le mani alla balaustra o a un palo o a un supporto, quello che avete, anche una persona che ha le scarpe ai piedi che vi aiuta, mi appoggio le sue mani e vado a fare queste piccole movimenti a semicerchio. È arrivato il momento di provare qualche esercizio in movimento che ci porta alla frenata piroetta. Andiamo! Per arrivare a questa posizione a papera avete visto che ho compiuto una manovra, perché non vado subito a girare il pattine così mentre sono in movimento. E vado a preparare questa frenata piroetta. Come? Proviamolo insieme. Dalla posizione base con i pattini aperti a larghezza del bacino, le gambe piegate morbide, le braccia avanti, la schiena dritta, io vado a portare avanti un pattino in forbice. Successivamente porto il mio peso del corpo sul pattino che è davanti per scaricare il pattino dietro che si solleva sollevando la coda. Da questa posizione qui vado a ruotare il busto, le braccia, la testa e contemporaneamente anche il pattino seguirà questa rotazione, il pattino sollevato dietro, fino a ritrovarmi aperto a papera dove vado ad appoggiare giù tutte le ruote. Sono in papera, a questo punto non devo far altro che mantenere con forza questa posizione con il mio corpo leggermente inclinato in avanti. Ora, come abbiamo provato la posizione a papera, appoggiati a un muro o un corrimano, vado a provare anche questa posizione dei pattini sforbiciati e la coda che si alza. La vado a provare con la mia sforbiciata e sulla coda. Attenzione a non tenere le gambe divaricate per fare la manovra. Le gambe vanno tenute vicine, forbice sulla coda. A gambe divaricate la
preparazione della ferrata piroetta non funziona. Proverò questo movimento e questo equilibrio su un pattino solo a diverse velocità e anche provando prima con un pattino sollevato dietro e poi con l'altro pattino sollevato dietro, perché la piroetta si può fare da entrambe le parti e voi sceglierete la parte in cui vi viene meglio. Ok, andiamo a collegare tutto? Siete riusciti ad aprire bene le punte a papera? Siete riusciti a mantenere un equilibrio in scorrimento della coda sollevata? Bene, spinta, bassa velocità, forbice sulla coda dietro, vai a girare tutto, busto, braccio, testa e giù. Non girerai tantissimo all'inizio? Va bene, l'importante è che sei riuscito ad effettuare tutti i movimenti per portarti in papera, poi piano piano andrai più forte e riuscirai anche a frenare. Guarda, adesso vado fortissimo, eh. Hop. Giro qui, vengo, mi abbasso un po' di più e frenata. Ti vuoi anche divertire? Facciamo un po' i pazzi con una posizione molto aperta che poi ti servirà magari in futuro per fare dello slalom sui conetti. Piano piano riuscirai ad arrivare anche a questa situazione qui. Oppure la papera serve molto per fare, e l'ho già pubblicato in un altro video, il giro dalla pattinata avanti alla pattinata indietro. Ottimo! E allora finisco come ho iniziato, con questa piroetta pompata in continuazione con un pattino che spinge, e divertitevi a provare la ferrata piroetta da entrambi i versi. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e fate sapere che cosa ne pensate di questa ferrata piroetta. Noi ci vediamo alla prossima pattinata. Ciao ciao!